Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Final Fantasy 9. Qui incontreremo Toleno, Dottor Totto, e ci darà l'ago di platino. Dottor Totto, per liberare Blank dalla pietrificazione. Principessa, mi dispiace avervi fatto camminare tanto. Ora abitate qui. Allontanandomi da Alexander, c'è qualcuno disposto a finanziare le mie ricerche. E così giunsi a Tolino. Sapete, vi siete fatta ancora più bella. Sono così felice di rivedervi. Illustre Totto, mi trovo bene come al solito. Ah, dimenticavo, c'è anche Steiner con voi. Certo, il mio impeccabile coraggio cavalleresco è l'ombra della principessa. Sempre il solito. Immagino che abbiate affrontato situazioni complesse, ma non chiederò di più. Piuttosto, ho messo l'arco di platino in quel forziere. Prendetelo pure. Lo prendo io! Tenuto l'arco di platino. Maleducato! Almeno ringrazia! Lasciate stare, Steiner. Dottor Totto, questo è il Gaiamondo. Sì, è la riproduzione del pianeta su cui viviamo. Ricordo bene la lezione di Gaia, su Gaia. Ricordate ancora quei confusi discorsi? Ok, quindi qua ci riporta nel passato di carne. In un vecchio manoscritto risalente a più di 500 anni fa erano ripetuti spesso due concetti: gioiello ancestrale e clan degli sciamani. E proprio 500 anni or sono, il documento sparì nel nulla. Secondo Friedrich Arch, il gioiello ancestrale era un ciondolo mandato ad Alexander di sovrano in sovrano. Si ipotizza che questo ciondolo avesse una forma arrotondata, che poi pare che esista poi un legame tra le pietre e gli spidi di invocazione. Cosa c'è, principessa? Leggete ancora quei libri difficilissimi! Certo, ho quasi finito di leggere tutti quelli che sto facendo la voce di Garnet, anche se. E poi sono circondato dai libri. A poco mi si chiariscono le idee in testa e. Fa schifo quella roba! Schifo? Ah, quella roba? Ai, ai, una principessa non si esprime così. Scusate, allora, io invece sono negata per le letture così impegnative. Andava meglio, no? Avete letto l'opera di Eibon? Sarò il tuo passerotto. Ah, ecco. Ecco perché a Garnet gli piaceva così tanto recitare. Sì, mi è gustata la pienezza, eh? Che ne pensate, dottore? Non sono parole degne di una regina. Oh oh oh! Che risa, bau! E questo è il Gaiamondo, è il pianeta da dove viviamo. Il Gaiamondo? Perché viviamo dentro un pallone? Oh oh! Mica dentro, sopra! In teoria sostiene che nelle stelle risiedono forza e vita. Questo fu il punto di partenza per ulteriori studi sul legame fra le pietre e l'invocazione. E pare che. Indi per cui. Oh, scusate, principessa, mi sto annoiando, forse. No, no. Sentite, dov'è la mia cameretta? Si vede sul pallone? Ah, è troppo piccola per vederla qui sopra. Allora questo castello? Dunque, quello di Sid. Sono già passati 8 anni. Come vola il tempo. Ma io sono sempre qui, con i miei libri e la mia ricerca. E questo Gaiamondo?
è vecchio e anche rotto, ma l'ho rimesso a posto e lo uso come guardare gli astri del cielo. Non è male osservare le stelle da dentro Gaia. Immagino. Principessa, perdonatemi se sono indiscreto, ma è successo qualcosa? Ricordate che questo vecchio è sempre disposto ad ascoltarvi. Se avete bisogno di aiuto, non esitate. Ecco, veramente? Addirittura, Sua Maestà sarebbe giunta a tanto. Mi rendo conto che è molto rischioso, tuttavia vi manderà ad Alexandria. Ecco. Quindi ritorneremo ad Alexandria. E non so che cosa succederà. Succederà proprio qualcosa di brutto. Immaginando che prima o poi sarebbe servito, ho perfezionato un vecchio mezzo. Di qua, prego. Potevo tornare ad Alexandria? Vengo anch'io. No, tu no. È una canzone citata. Devo finire. Solo da Alexandria posso andare da compare pietrificate. Te lo do io il permesso di venire con noi. Non ti arrabbiare, Stene. Dobbiamo salvare Blank e anche mia madre. Fate attenzione, potrebbero esserci mosse. Infatti, quando siete pronti, scendete per la scala. Gangan Roof. Dovrebbe essere quello che... Questa è Gangan Roof, l'antica via che collega Alexandria e Tolino. Che strano, un sotterraneo proprio sotto la torre. Proprio zotto, però. E tu con questa Zeta di troppo mi fai ricordare un po' un certo personaggio chiamato di Final Fantasy 8. Ai tempi di Alexandria conosceva ancora le tecniche di costruzione degli idrovolanti, perciò prima costruivano una via sotterranea e poi la torre. Eppure non sembra così vecchia come struttura. Infatti, non molto tempo fa, la famiglia Bishop si preoccupava di restaurarla completamente. Tuttavia, da quel lì non vi viene più, prende più sa. Ci dovrebbe essere un dispositivo d'aggaggiamento che fa muovere Garga. E lì c'è un Moguri, chissà dov'era la leva. Dunque, dobbiamo cercare una leva? Principessa, diamoci da fare! Qui c'è un Magore. Mocio. Ah no, c'è una lettera da consegnare a Mocos. E poi non l'avevo presa. Chissà dove la leva. Mannaggia. E mi sa che penso che non vi garantisco il 100%. Se non mi sbaglio dovrebbe esserci una lettera da consegnare a Mocio. Non so, ho dimenticato di prenderla. E non so se è possibile prenderla, recuperarla la lettera da consegnare a Mocio oppure in qualche modo, oppure non più. E tipo che cominciare da zero il gioco, mannaggia. C'è un fossile. C'è un altro fossile. Ma come mancare? Oh, se siamo nel CD2, ma anche le magie dei mostri iniziano ad essere potenti. Non so, per sicurezza potrei anche salvare.
No, non mi va di da fare un toro. Vabbè, poi togli. Eccoci qui, abbiamo salvato per sicurezza. Sicurezza. Dovrebbe esserci sempre. Sì, è qui! È qui che arriva Gargant. Arriva Gargant? Sì, da qui, dalla stazione di Toledo, parte una sorta di funivia. Abbassando la leva, Gargant fa tutto il giro e arriva fin qui. Gargant, la funivia? Non capisco. Se mi metto a spiegarvi tutto, il marchigegno si fa a notte. Vabbè, in realtà Toledo è sempre notte. Ok, qua. Questa arena. Cos'era? Il perfetto orario è Gargant, l'insetto funivia che si nutre di fiori e cammina sulle radici dell'aria. Però se non lo fermiamo. Dove era l'altra leva? Qua. Questa. Sì, bravissima, è quella. Se l'abbassate si ferma. Fate presto, appena finisce di mangiare riparte di corsa. Siamo sicuri che ci porta a destinazione. Non è che si mette a girare senza sosta. State tranquilli, stavolta mi occupo io del dispositivo di aggaggiamento della famiglia. Steiner, prendetevi cura della principessa. Ehi, mani sicure! È cresciuta, ma è rimasta sempre una fragile fanciulla. Giudizio, cavaliere Steiner. Giudizio è una qualità che di certo non mi manca. Capite cosa intendo, vero? Cavalieri, parlo delle capacità di valutazione. Delle capacità di valutare le situazioni consone o meno della giovane principessa. Lo terrò a mente. Arrivederci, principessa. Arrivederci, dottor Totto. Fate attenzione. Poi si abbassa qui. Buona fortuna, principessa. Cambieranno poco. Pare che insetta in funzione. Ci arriveremo ad Alex. Dubbi. Non si fede più, dottore. Quanto ci vorrà ancora? Un'invenzione geniale, questo insetto funivia. Un dottore con quel cervello doveva fare il cavaliere. Eh? Che succede? Forse c'è qualcosa che gli fa paura. Fermatevi! Forse aveva paura di questo. Infatti. Un mostro gigantesco. Ok. Degli oggetti interessanti. Fascia rosso. Secondo me dovevo. È stato uno sciocco. Avrei dovuto tenerlo attivare quella passiva che rende immuno a status. Bizzarra. Rende immune a status veleno. Ma non contattacca se. Cerchiamo di essere pazienti, non fare tutto di fretta.
Andò. Andò scudo. Ha funzionato. Oh, Mithril Focchetta, questo è utile per la magnuna. Grazie oggetti. No. Quindi, a noi due. Ah, però minimiamo i combattimenti. Vieni e in pena! Brava così, cavaliere! Brava così, Stene, fagliela vedere! Ok. Che fa? Scappa il vigliacco! Forse vecchia ha paura della mia nobile spada! Siamo arrivati! Povero Gargant, è stanco anche a lui. Non credevo che ci fosse un posto simile ad Alexandria. Qui dove siamo? Dove siamo? Non lo so, comunque andiamo. Dalla musica... Sospetto, dalla musica poco promettente, dalla musica sospetta, vuol dire che... Che c'è un'area sospetta e che non promette nulla. Siamo davvero ad Alexandria? Credo di sì. Dove si va ora? Dunque... Sicuramente di qua. Presto, principessa! Sener, aspetta! Questo posto lo conosco. Me ne ha parlato il dottor Totto. Fu costruito quando Alexandria fu invasa da uno stato nemico. Sì, credo che fu proprio il dottor Totto a dirmelo. Va bene, principessa. Ne parliamo dopo. Ora andiamo. Quest'umidità non vi fa bene alle ossa. Infatti, facciamo presto. Dobbiamo aiutare Nil compare. Va bene, muoviamoci. Andiamo? Cosa avete combinato, brigante? Niente, Enna. E poi smettila di parlare con quel tone, se no io te caput. Non cercherete di gabbarmi di nuovo! Perché? Non mi credi? Ecco, guarda, per colpa tua siamo rimaste in intrappolate. Tedesco proprio accenno. Per tutti i sette samurai! L'abbiamo presi, son! Bel lavoretto, son! Son! Qui è il comandante Sede della squadra Plutò che vi parla. Siamo rimpatriati ad Alexandria. Tirateci fuori di qui, subito! Non possiamo, vero, Zon? Certo che no, Zon! Zon! Sono tornata per parlare con mia madre. Ora basta con gli scherzi e fatemi vedere la regina. Vuoi vedere la mammina? Per questo sei nella trappolina! E la regina reginella vuol vedere la sua figlia bella! Cosa? Sì, ma sei bloccato? No. Ah, siamo tornati a Gidan e Freccia! Riesce ad alzarti? Sì, non ti preoccupare. Forza. E tu vivi? Sì, sto bene. Va bene. Si sono diretti a Cleira. Che facciamo? Li seguiamo? E me lo chiedi? Immaginavo.
E tu che fai, vivi? Se vivo a Cacleria e scoprirò qualcosa di più sui maghi neri. Sì, credo che se seguiamo Bran e Kuja ne sapremo di più. Allora vengo. Clara, mi ricorda il nome di un dolce. La signorina. Palli di Dana? Non mi sono mica dimenticato di lei. Qui a Bommesia non c'è, ma sono certo che la incontreremo presto. Su, andiamo. Mi pare che si trovi nel deserto ovest di Bommesia, ma con la tempesta di sabbia riusciremo a entrarci. Intanto cerchiamo di arrivarci. Penseremo dopo a come entrare. Ok, penso che... Daga, dove sei? Ah, no. No, quindi mi... Anzi, potremmo anche affrontare le queste ciocobosco. Le altre... No. Aspetta, non ci sono altre... Anzi... Aspetta un attimo. Se... Ho intenzione di fare... Questo episodio che è dedicato a... Bello qua... Ah, ma abbiamo già un amico di... Andiamo alla grotta di Galgizamaluk. In questo modo, con l'anello de Coral assorbiremo i danni di elemento puro. Se non facciamo incontro, non lo so, nel disco 2 non è che ci siamo, sono altre queste con Chocobosco, sì, del tipo che Chocobo può trovare altre ciocografie, se fosse non più nel quel Chocobosco di vicino all'Indbloom. Aspetta un attimo, vediamo se vi dice Blizzaga. Ah, Blizzaga. Sarebbe stato bello, vero, eh? Un bel Blizzaga contro... Ok, poi c'è anche da prendere Fida. Ma no, Faida. Ok, andiamo a livellare. Ah, ci sono anche i semi di cupo. Ecco perché do... Devo consegnare più spesso le lettere. Per il fatto dei semi di cupo. Hai altri semi di cupo? Me li dai? Va bene. Grazie cupo. Ti do questo in cambio cupo. Prima Fenix. Fuori no, fuori sì, perché si... Così si livella più velocemente. Anello Coral. Fai il tuo dovere. Ok. Niente modalità turbo. E questo mi fa... Ok. Bizzarra tutto spiano. E... Assorbe! E non subiamo danni. E... L'unica cosa che di cui poi dobbiamo preoccuparci... E di questo attacco qui, lo sapevo. No. Che fa? Ah no, forse ha capito. Allora uso il Blizzard. Vabbè. Tanto se uso Blizzara. Se uso un puntata mi fa ricaricare gli HP di Vivi. Dai, uso un puntata, vai.
lasciare le palle. Ma com'è che usa esclusivamente quell'attacco? Oh, però facciamo un bel po' di danni in più. Oh, grande. Grazie per l'energia. Ok, mettiamoci di invece a totale. Se no questa si fa il culo. 1710 fa danni Brizzara, eh. E poi questo drago dovrebbe essere tipo l'elemento gelo. Ok, così tu almeno ci pariamo. Non basta però. Dai, usa un altro puntata, vai. Aspetta, mi piace. Mi imparo qualche abilità. No! Aspetta che non riesco a fare che mo. Ah no, lo scudo. Devo indebolirlo per mangiarlo. Blizzara. Bravo, così. Così ti voglio. E sfortunatamente l'ha rilaggiato su Gigan e non su Vivi. Ma fatela pigliare quel cacciofo. E infatti, ma che la piglia quel cacciofo? Ok, mi è venuta una parola in romano. Però spontaneamente, però a volte vengono. Non so perché, ma... Bah, forse perché nel mio albero genealogico potrei avere qualche parente romano, oppure boh. Non so. Non so perché mi vengono in mente delle parole in romano. No, ma mi vengono di natura, no? Proprio... Ok, Limit Globe. Forse dovevamo farlo, ma non avevamo solo un HP. E muoio. Mamma mia. Limit Globe! A proposito, che oggetto. Vamo qua. Sta tecnica dovevamo usarla solo quando è qui a 1 HP. Mi ha mancato. E basta. Vivi, siamo tutti con te. Usa quel tuo bizzarro. Ecco, su come secondo me tipo come... Ma... Brutto bastardo. Non sto usando più Tandaga. Tandaga. Cioè, sono abituato a dire Tandaga e non Tandaga. No. Praticamente... Ok, ce l'abbiamo fatta ad ucciderlo.
Lo fanno mangiare. Ecco qui. Il metodo del livellamento veloce. Anzi, ma potrei anche farlo un paio di volte. Per darvi proprio una paga. Ah. Una maga di fine dimostrazione. Che per sicurezza salvo. Quindi aver fatto un taglio. Ecco qui, abbiamo salvato per sicurezza. Per recuperare. Ah! Sono dimenticato che le tende non fanno recuperare tutti gli HP e gli MP. Proprio come in altri Final Fantasy. Peccato davvero, questo è uno dei pochi difetti che ha Final Fantasy 9. Ok. Direi di attivare subito. Ecco, pure difesa totale. Difesa totale scarsa. Sentinello scarso perché. Adesso. Ora è. Ora che abbiamo. Ora che siamo in full HP. Metti a fare ora Tandala. Cioè, vediamo che oggetti ha. Giusto per curiosità. Però dai, ci sembra meglio di me. Shell e Protect. Che cosa vuoi di più della vita? Un Lucano fuori. Che almeno i combatti non hai rubato un cazzo. Prendi questo. Ero shot. Ma sto sendo. Ah, abbiamo preso. Però potrei anche tu tornare volentieri alla palude del Cooper. L'accoglierà per run. Gidan più una run. Mi sa che dovrò usare un. Ah, vabbè, andiamo 39. Dovrebbero esistere mossi che ottengono che hanno un etere. Che possiedono un etere. Oh! È una tenda. Ma che bastardità. Devo usare un Tandaka. Proprio no. Ah, anche bene che fa. Ah, tira di geni. Questo. Ecco, che poi è una delle mosse che c'è in opera omnia. Mi ricordo. Anche io gioco da opera omnia. Ok, dai. Hai del vento. Hai del vento. Vediamo se si può mangiare. Sono ok, magari lo usi per soffrire per recuperare i punti vita. No. Devo indebolirlo per mangiarlo. È duro a morire. No, no. Maledetto bastardo di un drago. Ti hai mangiato un po' troppo per i miei gusti. Vediamo che.
qualcos'altro qua, salto. Jump. Sento bianco. Penso non ho usato qua. Facciamo assimila, così si può aumentare un po' la potenza magica. Dai, adesso qui, adesso qui, adesso qui. Se non fosse per l'anello Volar, questo qui ci avrebbe fatto il... Ah no, Zuccone, dai! Che è tipo come stile al Divide Impera. Zuccone! $1,562. Sì. Per causa... Oh, mancato! Deludente questo dato. Oh, 2128. Ok, questa è la dimostrazione per come far livellare più velocemente i personaggi. 8802 punti esperienza, per come vedete. Ecco, che se magari abbiamo cosa online, l'abilità level up su tutti potrebbe essere utile. Oh, abbiamo anche ottenuto la carta Grand Dragon. Ok ragazzi, e anche questo episodio volge a termine. Siamoci una bella tendozza, non fa male. Ok ragazzi, al prossimo episodio continueremo la storia. La trama di gioco, vabbè, fa lo stesso. Alla prossima, ragazzi.